Credo che su questa partita ci sia da dire poco. Poco perché ormai, come di consuetudine, la prestazione è questa, i giocatori sono questi, lo stile di gioco è questo, il ritmo di gioco è questo. E credo che ormai, almeno per quest'anno, perlomeno fino al prossimo calciomercato, sempre se e che venga qualcuno di rivoluzionare per la squadra, diciamo che le cose appunto sono così e rimarranno così. O addirittura magari fino a che non avremo la squadra completa, ma di questo passo la squadra completa non ce l'avremo mai, o ce l'avremo quando ormai il campionato è finito, quando lotteremo per fa playout, no, per dire. Comunque, come ho appena detto e come ho detto all'inizio, di questa prestazione, di questa partita c'è da dire poco. C'è da dire che, per quanto visto, diciamo sino, diciamo per due terzi più o meno della partita, il pareggio è il risultato più giusto, ma poi per come si sono messe le cose, per come sono andate le cose, diciamo che credo che nei Livornesi il risultato rimanga un po' troppo, diciamo, amaro, perché più o meno a metà secondo tempo l'Arezzo è rimasto addirittura in 9 nel giro di 5 minuti, ma nemmeno, e come sempre, perché non è che si è visto solamente in questa partita, ma si è visto sempre, non siamo stati in grado di buttare dentro un altro pallone. Diciamo che non riusciamo mai o quasi mai a concretizzare quello che creiamo. Ieri, appunto, lo si è visto maggiormente, perché da quando l'Arezzo è stato in 9, diciamo che è stato un mini assedio da parte nostra, nella parte appunto difensiva di loro. Però, come appunto potete capire, ho appena detto, non siamo stati in grado di buttare dentro almeno un altro pallone, che chiaramente poi probabilmente ci consentiva di portarci a casa la vittoria. Oltre a questo, la cosa che volevo dire, per quanto riguarda comunque lo schieramento, già altre volte, però altre volte potevo capirlo, però stavolta no, Foscarini ha deciso di mettere in campo e di fare dei cambi abbastanza strani. Nel senso, la formazione messa in campo sembra abbastanza strano, soprattutto dati i giocatori che aveva a disposizione. Allora, in primis, lasciando stare che poi ha fatto gol, anche se diciamo che non è solamente un gol suo, bensì è stato di reazione. In primis, il fatto di mettere ancora una volta dell'Agnello, cioè nel senso, ok che l'attacco pecca parecchio, però preferisco sinceramente mettere Murillo e Maritato all'inizio piuttosto che dell'Agnello, con tutto il rispetto. E poi ancora questo Svidi non ce l'ha a disposizione, non fa gioia a Jelinic. Io non l'ho capita. Non l'ho capita perché, nonostante magari, ok, forse in queste due ultime partite magari si è visto che Jelinic deve sempre comunque trovare il ritmo partita, però secondo me è meglio rispetto a altri. Comunque, questa è una cosa che ci tenevo a dire per quanto riguarda il discorso schieramento, formazione messa in campo da Foscarini. Sul discorso Chiellini non do niente, perché a quanto pare Chiellini si era fatto male o prima della partita, insomma in settimana, quindi magari forse poteva essere condivisibile il fatto di non metterlo titolare per cercare di non rischiarlo, ecco, quello non do niente. Almeno su questa cosa lì. Però per il resto mi sentivo di dire così. Da dire non c'è altro. Una cosa che, vabbè, li riallaccio chiaramente ai discorsi prima, ovvero della concretizzazione che abbiamo sotto porta. Cioè dire che ancora una volta l'attacco è il reparto che soffre maggiormente, ma non dal punto di vista quando si arriva davanti porta, ma in generale, perché se si va a vedere le statistiche, tralasciando appunto il secondo tempo, che è stata comunque una partita completamente diversa da quella vista nel primo tempo, perché appunto sono state due espulsioni per l'Arezzo, come ho già detto prima. Va detto che nel primo tempo, se non sbaglio, tiri in porta 0 e tiri effettivi in generale, se non sbaglio, 2, se possiamo definirli tiri, ecco. Questo Savi è ormai un problema che ci portiamo più o meno dall'inizio dell'anno. Io, come dico sempre, perché voglio essere comunque equilibrato, perché se no ci vuole, diciamo, un po' di equilibrio in questi casi. Io spero sempre che questo Savi possa essere tolta, appunto, cioè questa sofferenza possa andare via, o perlomeno possa, diciamo, alleviarsi
quando poi rientreranno in campo in primis Vantaggiato e Chiellini, quando tutti e due saranno nel pieno della forma, che diciamo più che quando lo sono state, diciamo che quando hanno giocato hanno fatto vedere che comunque in porta ci arrivavamo più spesso e eravamo un po' più appunto concreti, ecco. Per il resto, la difesa è quello che è, bene o male, comunque il suo più o meno lo fa, a volte sbaglia errori stupidi, a volte meno, però bene o male la difesa, diciamo che è sul mio reparto, non è affidabile, però facendo una proporzione, un confronto rispetto all'attaccante, sicuramente è meno sofferente, è meno peggio il centrocampo e manca sempre, diciamo, secondo me un regista valido per la categoria che possa dettare il gioco, perché per me, con tutto il rispetto, e fra l'altro vi dirò, ieri secondo me non ha fatto la bruttissima partita, anzi forse è stata una delle meglio partite quest'anno, però ripeto, secondo me in primis Giandonato, ma anche Lusci non hanno quelle caratteristiche, ecco, anzi purtroppo ieri il secondo che ho detto, di solito il primo e a volte tutti e due, purtroppo addirittura perdono parecchi palloni stupidi, ecco, diciamo che ci sono delle dormite non indifferenti, e poi soprattutto il primo, come ho sempre detto, non ieri, però in generale rallenta il gioco terribilmente. Per quanto riguarda gli esterni, diciamo che ce l'abbiamo ma non sono così concreti, niente, ho fatto un resoconto molto generale, superficiale della rosa che abbiamo, di come ci si comporta adesso in campo, di quello che si è visto ieri. E diciamo che vi dirò, tutto sommato non mi va bene a livello soprattutto di classifica, se si punta, anche se la vedo dura, perché forse quest'anno, anche se siamo più o meno, alla fine siamo a ottobre, fino a ottobre, però secondo me quest'anno non lotteremo, secondo me, per un'eventuale promozione, perché se veramente diciamo sì, meritano altre squadre, perché comunque indipendentemente dalla qualità che abbiamo, quello che facciamo vedere in campo è molto inferiore rispetto a quelle che giustamente sono davanti a noi, in primis l'Alessandra, che è veramente una cosa mostruosa. E stavo dicendo appunto che secondo me è tutto sommato, allora, per come si erano messe le cose, diciamo che il risultato può essere negativo, perché ci dei cazzo, si poteva benissimo vincere noi, è vero, però di per sé, per com'era l'Arezzo, che forse non era questa grandissima squadra, però secondo me in determinate situazioni ci ha dato un po' noia. Secondo me il pareggio, forse, analizzando il tutto, facendo un misto fra primo e secondo tempo, può andare bene male, ma può andare bene, ecco, secondo me. Quindi sicuramente potevamo fare molto meglio, ma tutto sommato poteva forse andare peggio, anche se facendo chiaramente un mischione, anche se magari se si va a vedere la differenza che c'è stata prima del tempo, soprattutto nel tempo l'espulsione, non dice forse il pareggio va giù male. Va giù male, ma posso garantire che se loro rimanevano in 11 poteva andare peggio, secondo me. Comunque, vabbè, è andato così e quindi è inutile fare ipotesi e bla bla bla. Beh, detto questo, niente, forse è durato anche troppo il video, anzi, sicuramente, anzi la registrazione, e boh. La partita è andata così. Peccato perché non abbiamo sfruttato quei 20 minuti finali, 15-20 minuti finali, che erano stati 9, potevamo far gol, ecco. Diciamo che loro erano parecchio più che scoperti, diciamo, si difendevano, però noi eravamo due uomini più di loro. E purtroppo, peccato, non siamo stati in grado per l'ennesima volta di sfruttare l'occasione che abbiamo creato, ecco. Anche se stavolta va detto che c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Vedi il palo preso, non mi ricordo se era Gonnelli o Marchi, non me lo ricordo. Forse nessuno dei due. Insomma, si è preso un palo, sì, da quando loro sono stati in 9. Detto questo, niente, scusatemi per i classici, diciamo, un po' impappinamenti, se si può definire così, che ho avuto. Spero comunque che abbiate capito il succo. E niente, detto questo, ci rivediamo, barra sentiamo nel prossimo video commento. Via. Ciao a tutti!